Nicolò, buongiorno. Allora, vittoria raccolta negli ultimi minuti, dopo che potevate forse nella prima ora di gioco anche segnare più di un gol, no? Hai avuto l'occasione anche tu per raddoppiare, altre situazioni, insomma. Poi Pescara è venuto fuori, però la grande determinazione vostra ha portato lo stesso alla vittoria. Sì, è vero, potevamo magari chiudere prima la partita, forse già nel primo tempo, comunque sia nei primi minuti del secondo tempo, potevamo fare 2-0, però comunque sia abbiamo sofferto, siamo stati bravi perché nel secondo tempo comunque loro sono venuti all'arrembaggio, ma ci siamo difesi bene e anche nelle ripartenze siamo stati pericolosi, non abbiamo quasi mai rischiato niente a parte una grande parata di Gigi Zola e l'episodio poi comunque dell'autogol, però questo dimostra che abbiamo carattere, perché vincere in 10 al 94esimo penso sia una grande dimostrazione di forza, di carattere e di voglia che ha dimostrato la squadra. Ecco, io ho detto, guardando la partita, ho detto molte squadre a quel momento lì avrebbero preso la palla, sarebbero andate alla bandierina invece di battere la posizione, invece noi siamo andati in area con i difensori, quindi c'era proprio la voglia comunque di provarci. Esatto, questa è stata appunto una dimostrazione che nonostante tutto, insomma, nonostante l'inferiorità numerica e un po' la sofferenza degli ultimi minuti della partita, volevamo comunque strappare dei punti importanti e alla fine ci siamo riusciti, insomma, questo atteggiamento ha pagato, poi ha pagato. Hai preso la mira sabato, diciamo così, no? Sì, ho avuto solo, diciamo, quell'occasione un po' più nitida e non ho visto che il portiere era un po' uscito e ho calciato di sinistra, però comunque sia sono contento della prestazione. Sto ritrovando sempre più fiducia e anche fiducia soprattutto nei movimenti, nella tenuta fisica e sono stato contento. Poi è venuta la vittoria, quindi ancora meglio. Ecco, in questo senso, quanto è importante il lavoro di quegli attaccanti quando ci sono quei calci di punizione? Io facevo una considerazione prima della partita del sabato, cioè, i difensori fino adesso non avevano mai segnato neanche un gol, no? Però ecco, il lavoro che voi fate, blocchi, movimenti, quando ci sono questi calci di punizione tagliati di parete, credo che siano molto importanti per permettere l'inserimento in questo caso di Valentino. Sì, è vero, proviamo durante la settimana delle soluzioni, delle alternative, e poi ovviamente non è sempre facile, anzi è molto difficile che in partita riescano, però sabato è stata, insomma, la dimostrazione che siamo stati bravi a mettere a frutto quello che abbiamo provato in settimana, perché abbiamo liberato due volte Valentini e poi lui ovviamente è stato bravo perché ha fatto il primo un gran gol e il secondo pure, perché ha creduto in una palla che sembrava dovesse prendere il portiere invece che ha anticipato, però sappiamo che le variantini sono importantissime soprattutto nel campionato italiano e quindi dobbiamo sfruttare al massimo ogni palla che ci permette di far gol e al contrario dobbiamo stare attenti perché nelle palle native, insomma, è sempre anche difficile difendere, quindi stiamo lavorando per questo e siamo migliorati. Spezia per l'anno scorso, palla reattiva dopo 50 secondi, è il tuo primo gol con lo Spezia, non ricordo male. Sì, è il primo in casa. Sì. Insomma, alla casa ci credi? Ma ci credo, speriamo di tornare al gol con il Crotone, però ripeto, l'importante è che abbia ritrovato, insomma, minuti e soprattutto fiducia e che, insomma, partita dopo partita stia andando sempre meglio. C'era un po' il timore di essere catellani indipendente? L'avete in qualche modo esorcizzato questa cosa, no? Perché ma sicuramente è un grande momento, insomma, per il tipo di gioco, eccetera, eccetera. Invece avete dimostrato che comunque si può vincere anche senza cappellare.
Sì, ovviamente, chiaramente Andrea ha un valore aggiunto, soprattutto adesso che sta bene, cioè sta bene, stava bene prima di infortunio, però è un momento d'oro per lui, sta bene in fiducia e psicologicamente sta bene, e per noi è solo un valore aggiunto. Ovviamente quando c'è un infortunio non ci possiamo ritirare dal campionato, gioca questo suo, gioca qualcun altro. Qualcun altro darà il 100% e non farà retaggio a nessuno. Poi ovviamente il mister è comunque bravo in questo, perché fa sentire la fiducia a qualsiasi giocatore. Chi entra sa che la fiducia viene nel mister, e questo può solo aiutare. Ecco, hai accennato al mister, no? Come si stai trovando, al di là del fatto che sei venuto da un infortunio, quindi hai dovuto soffrire insomma anche la preparazione e quant'altro, però come ti stai trovando con questo mister, magari più con tutti dei sistemi suoi rispetto a come ti sei trovato con altri mister? No, per adesso mi sono trovato bene e insomma sono contento che nonostante insomma il mio lungo infortunio mi ha sempre dimostrato fiducia, mi è sempre stato vicino e quindi sono stato contento e spero di ripagarlo insomma in campo. È stato bravo soprattutto nelle prime volte in cui magari anche io mi sentivo già bene e credevo avevo voglia insomma di giocare, di essere impiegato, e poi comunque sia mi ha gestito nelle prime volte, nei primi momenti, quindi questo pensandoci ora è stato bravo. E niente, adesso spero ovviamente di guardare il posto durante la settimana, partita dopo partita, e poi comunque vediamo, il campionato è lungo. Questi mesi come sono stati? Raccontate il percorso tuo di questo infortunio, perché alla fine anche con l'ambiente è stato difficile per gli altri giocare, non partecipare fin dall'inizio del playoff. Non è stato facile, anzi è stato un periodo abbastanza brutto per me, perché doveva essere comunque un infortunio, non dico leggero, però con tempi di recupero abbastanza veloci, invece è stato un susseguirsi di notizie sempre brutte, nel senso che vedevo la luce, vedevo il rientro, però c'era sempre qualcosa e quindi dovevo posticipare, e ho fatto due operazioni alla fine e niente, però sono felice insomma che sia finito tutto, adesso sto bene, mi sento bene, sono pronto insomma per tornare a giocare ai miei livelli, ai livelli dell'anno scorso, e tornare a fare gol e essere utile per la squadra insomma. E ora penso solo a questo, il periodo brutto è finito fortunatamente, quindi ripeto, è stata dura, però mi sono stati vicini tutti, ecco, soprattutto lo staff, i fisioterapisti, i medici, sia Politi che Sarbucci, Luca, Picasso e tutti, ecco, quindi ti ringrazio, colgo anche questa occasione per ringraziarli, perché comunque sia mi sono stati veramente vicino, mi hanno aiutato, a volte mi hanno anche supportato, perché io sono uno che quando sta fuori non vede già l'ora di rientrare, quindi gli spronavo, magari gli rompevo anche un po' le scatole. Però ecco, li ringrazio perché adesso sto bene e anche merito loro, quindi adesso pensiamo solo al campo e solo ai risultati. Grazie. Grazie. Grazie.